Nome: Laura. Cognome: Giombini. Segni particolari: segni particolari? Cioè? No, ti prego, già cancella. Segni particolari? Del carattere, tipo? Del carattere solare. Hai 15 secondi per descrivere chi è Laura Giombini. Veramente dura, una ragazza solare, simpatica a volte, un po' lunatica e niente, che le piace tanto giocare a beach volley. Raccontaci la tua prima volta con un pallone da pallavolo nel giardino di tuo zio. Addirittura... Sì, è stata la prima volta, da lì è iniziata la mia passione. Ho iniziato a giocare con mio cugino, che era molto più grande e aveva tanta pazienza. Piano piano, tra un palleggio e una caduta sul pratino, ho iniziato a giocare a pallavolo. Quando e perché hai deciso di dedicarti al beach? Ho deciso nel 2009, ho parlato con il mio allenatore Lisandro. Questo sport per me era completamente sconosciuto, però da subito mi ha affascinato. La prima volta che sono entrata sulla sabbia non ne sono più uscita. Grazie al mio allenatore sono qui, mi ha dato tanto fiducia, un allenatore che stimo tantissimo e niente, questo è tutto. Qual è stato il sacrificio più grande che hai fatto per il beach volley? Diciamo che ce ne sono tanti, però forse stare lontano da casa. Il beach volley comunque si gioca sempre fuori all'estero, anche qui in Italia, però la maggior parte delle volte è fuori. E stare lontano comunque dai miei cari non è stata semplicissima, però vabbè, ora mi sono abituata. Raccontaci la tua giornata tipo quando giochi. Mattina sveglia alle 7, alle 8 e mezzo può essere pesi oppure palla, spuntino fondamentalmente. Poi pranzo, allenamento di nuovo, studio, poi a casa a dormire morta, completamente morta. Fai parte degli Atleti di Cristo, un movimento composto da sportivi professionisti di varie discipline che hanno in comune l'amore per Gesù. Come nasce il tuo rapporto con la fede? Nasce da quando ero piccola, mio padre era un pastore, ho sempre conosciuto la figura di Gesù. Diciamo che a 18 anni ho avuto un'esperienza personale e da lì diciamo che la mia vita è cambiata in meglio, perché sicuramente i problemi ne ho tanti. Però so sempre a che roccia aggrapparmi, è una sicurezza, è qualcosa che mi fa stare bene. Quanto è importante la fede per la tua attività sportiva? Ma non direi tanto per la mia attività sportiva quanto per la mia vita in generale. Gesù per me è il mio migliore amico, è la mia vita. Non è riferito solo al beach volley, ma in qualsiasi occasione Gesù è il mio punto di riferimento. Da 1 a 10, dici quanto conta nella tua vita la fede? 10. La famiglia? 10. L'amore? 8. L'amicizia? 10. Il beach volley? 10. Qual è il social network che usi di più? Facebook, forse, sì. Qual è il tuo piatto preferito? La carbonara. Qual è il film che riguarderesti all'infinito? Oddio, ce ne sono tanti, come faccio? Vabbè, no, non mi viene. Quale canzone sceglieresti come colonna sonora della tua vita? Si può dare di più? Ci canti il ritornello? Addirittura. No, vabbè, sono stonata, però vabbè. Si può dare di più perché dentro di noi. Non lo so se può andare bene. Qual è lo sportivo che ammiri di più? Nicola Le Grottaglie. Quali altri sport hai praticato nella tua vita? Ho iniziato da piccola piscina. Diciamo che mio padre ci ha provato, però ha capito che non era proprio il mio ambiente e da lì sono stata ripresa e riportata a terra. Quale altro sport ti piacerebbe praticare? Ma da poco ho iniziato ad amare anche il beach tennis, quindi devo dire che non mi dispiacerebbe. Se ti dico Olimpiadi? Se mi dici Olimpiadi, penso al mio sogno, a tutti i miei sacrifici, a quello che sto facendo, al mio lavoro, ai miei obiettivi di ogni giorno, al sudore, alla fatica e alla tanta volontà che metto ad ogni allenamento. Le prossime Olimpiadi saranno a Rio de Janeiro. Vediamo quanto conosci il Brasile e se sei pronta ad un'eventuale partecipazione olimpica. Qual è la capitale del Brasile? La capitale del Brasile è Rio. È Brasilia. È Rio perché vado a Rio adesso tra un po', ma è Brasilia. Qual è la moneta brasiliana? Mi viene in mente il reais. Può essere. Quali sono i colori della bandiera brasiliana? Verde, giallo e blu. Qual è il monumento più famoso di Rio de Janeiro? Il Cristo Redentore. E qui ci siamo. Che cos'è il churrasco? Allora, il churrasco, ragazzi, è una carne buonissima che dovete assaggiare, tutti. Ne azzeccate 5 su 5, soddisfatta? Posso andare? Sì. Mi raccomando, cercate di tifarci da tutte le parti del mondo, perché abbiamo tanto bisogno di voi e continuate a seguirci perché siete la nostra forza.